Professore, in Italia nel febbraio 2012 il giornalista Paolo Barnard ha compiuto una vera impresa riuscendo ad organizzare, probabilmente, il più grande summit sulla Mother Money Theory. Da allora la MMT ha preso sempre più piede. Quale consiglio si sente di dare a tutti quei ragazzi e studenti che si sono avvicinati o che si stanno avvicinando ad essa? Studenti che studiano l'economia, è chiaro che devono, cioè veramente non dico di abbandonare l'economia, perché infatti se uno vede nei dipartimenti come il nostro, anche qui un po' dappertutto, si insegna per esempio la moneta come se fosse l'oro, qualcosa. Dunque è chiaro che c'è un problema a livello di comprensione che cos'è la moneta, e dunque la seconda cosa è anche il livello dei bilanci, che è una cosa molto importante, perché pochissimi capiscono questo problema qui, anche se ci sono delle persone molto molto conosciute che hanno avuto un impatto importante cioè veramente sul pensiero economico, però non sono conosciuti nel mainstream, nell'ortodossia dell'economia, cioè l'idea dei bilanci, perché questa è una cosa che è fondamentale, è una cosa molto semplice. Cioè il fatto che quando, per esempio, è un settore che è in deficit, l'altro deve avere un eccedente. Questo uno che è in contabilità lo capisce, ma uno in economia non lo capisce questo, per esempio. Vabbè, è lo stesso per la moneta. La moneta, quando uno si insegna, se uno prende un textbook anche del primo anno, che sia sulla moneta, la moneta è sempre presentata come qualcosa che fu un'invenzione come la ruota, lì, qualcosa che ci ha aiutato a meglio, cioè ridurre il costo dei transazioni tra agenti economici. Invece, infatti, non ha a che vedere con quello lì. Infatti, la storia economica dimostra che sia il contrario, quasi, nel senso che è stata una creazione dello Stato storicamente. Infatti, parlare di una società senza lo Stato e che c'è moneta che si scambia, e di parlare di qualcosa che è una specie di società completamente fittiva, che non è mai esistita, non è mai potuto esistere. E dunque dire che la moneta sia un oggetto che uno vuole detenere, mantenere, c'è una domanda che uno ci aiuta a meglio fare le nostre attività di transazione tra individui. Sì, è vero che ora possiamo usare la moneta a quel livello, ma questo è un aspetto talmente marginale di quello che è veritabilmente la moneta. La moneta è qualcosa che deriva dal credito, che sia il credito del privato, nel senso delle banche private, o che sia qualcosa che venga dalla banca centrale. E questo è capito da, non solamente, come dicevo, dei circuitisti, anche di quello dell'MMT, questo aspetto. E questo noi siamo assolutamente d'accordo. E dunque, questi studenti devono cercare di dare, non so, di studiare cose che sono della scienza. Scienza, come si dice, la fantascienza quasi, ma di, e di cercare anche di poter capire, come devo dire, meglio arrivare a studiare quelle che sono le istituzioni che esistono nella nostra società. Normalmente quando uno studia l'economia, quasi in tutti i corsi che si danno a livello teorico, anche del primo anno da nuovo, si fa quasi astrazione delle istituzioni che esistono e dei rapporti di potere che esistono tra individuo o di gruppi nella società, e questo qui naturalmente si deve abbandonare da nuovo, perché senza questa comprensione di questi rapporti di potere, senza comprensione delle istituzioni che sono create, non possiamo assolutamente capire il funzionamento di un'economia moderna. È impossibile.
E come diceva anche della moneta, se uno si basa sull'idea che la moneta è qualcosa che vo noi vogliamo mettere nella nostra tasca per usare per quando abbiamo bisogno, è un aspetto marginale della realtà. E dunque lo stesso per anche dire altre cose sul modo di funzionamento delle nostre società, sia il modo in cui si fissano i prezzi, il modo in cui i redditi sono distribuiti nelle economie, che sia tutti i fenomeni economici importanti, fare astrazione di questi aspetti sarebbe una cosa sbagliata, completamente sbagliata. E purtroppo nei programmi di economia normalmente si mette l'accento su qualcosa, sull'aspetto puramente tecnico, che io non sono contro, sull'aspetto matematico, io non sono contro in se stesso, ma non si deve fare al costo di mancanza di realtà e di comprensione di quello che esiste veramente. Infatti, mi ricordo c'è una parola che John Robinson, citando Keynes, perché io ho incontrato John Robinson molte volte all'epoca, perché io ero uno studente a McGill, a Montréal, negli anni 70, alla fine degli anni 60, quando lei veniva spesso perché c'avevo figlia che viveva in Canada. E andava spesso a McGill perché era uno dei vecchi studenti di John Robinson, uno che si chiamava Thomas Macopoulos. E questo qui lo invitava ogni volta che veniva in Canada. E mi ricordo che aveva una volta detto la cosa seguente, che lei citava Keynes per aver detto questo qui. It is better, okay, to be approximately right than to be precisely wrong. Okay? Cioè, è meglio di essere perlomeno in modo approssimativo, come si dice, approssimativo, corretto sulla realtà, che è più vicino, essere più realista, no? Che essere precisamente sbagliato, nel senso che non è realista di tutto quello che dica, no? E io penso che questo è il problema con la maggior parte degli economisti ortodossi, che sono fissati sulla precisione dei modelli, anche se sono dei modelli che sono dei modelli di fantascienza, e invece di capire la realtà, e anche se non la possiamo capire molto bene, perché siamo degli umani che cerchiamo di capire quello che stiamo osservando attorno a noi, ma perlomeno possiamo dire di essere modesti, che non lo capiamo bene, però la vogliamo capire bene, non possiamo pretendere che quello che è il nostro modello è la realtà, quando non lo è. E io penso che la creazione, per esempio, dell'euro, cioè della zona euro, cioè la struttura del sistema monetario europeo, è una specie di modello, come dice Alain Pargues, abbiamo detto in articoli, una specie di modello mengheriano della moneta, imposto e creato una struttura completamente sulla base di questo modello teorico. Okay? E dunque, adesso che serve certi gruppi e potere, che sia, è un altro aspetto, però la struttura che fu creata è su una base particolare della moneta, la nozione della moneta, per esempio, che è completamente sbagliata e che non è realista per niente, però l'hanno creata su quella base lì. E dunque è chiaro che l'effetto di quello lì è di completamente rovinare le società che devono vivere queste strutture che non hanno senso o che sono incoerenti per rapporto alla realtà. È dunque lì che è il problema. Ma questo deriva da un insegnamento dell'economia che è sbagliato e che noi dobbiamo combattere. E io sono uno di quelli che da anni che cerco di combatterla, ma è chiaro che è una cosa che non si può facilmente combattere perché serve qualche cosa. E infatti io direi che, contrariamente a quello che diceva Keynes sui defunti economisti, non so se c'è una specie di, non so se hai mai sentito quell'espressione che lui diceva che i politicanti erano degli, come li chiamava, erano dei prigionieri, una specie di prigionieri degli economisti defunti, è piuttosto il contrario, è che gli economisti sono come una specie di
di clown, cioè di court jesters, di una specie di buffone, come si dice, no? Che devono mantenere questi politicanti a far credere al pubblico qualche cosa che non è giusto in questo caso. Vengono utilizzate a quel livello lì, che servono a qualche cosa. Ma le strutture che hanno creato però hanno una coerenza teorica senza che hanno una coerenza in realtà. È lì che diventa un problema grave e io penso che quelli che stanno soffrendo attualmente in Europa è a causa di questo problema qui. Perché se si arrivava meglio dire, guarda, dall'inizio all'epoca di non so chi, Jacques Delors, alla fine degli anni '80, quando stavano a concepire questa specie di modello dell'Europa monetaria, se loro avevano meglio consultato con delle persone che può darsi. No, avrebbero meglio capito questo qui e penso che sarebbe stata un'altra cosa. Invece, quello che è successo è che hanno creato qualcosa che teoricamente sembrava giusto all'epoca perché era alla moda il monetarismo e tutto questo qui, e che dopo ha servito a certi scopi politici che attualmente stiamo vedendo l'effetto di questo qui. E allora è lì che ci ha portato alla rovina, secondo me. Ma vediamo.